questa è una regione generosa. Generosa che negli ultimi anni è stata colpita da eventi importanti e che ha saputo organizzarsi quel sistema che lei ha citato di volontariato, di volontà di polizia civile, ma di sistema civile fatto dai sindaci, delle istituzioni sanitarie, dai prefetti, dai cittadini, perché poi alla fine queste sfide si vincono se il cittadino comprende questo meccanismo. Beh, in Abruzzo è consolidato. Io riprendo l'appello di dire aiutiamo il volontariato, perché è la spina dorsale non solo dell'Abruzzo e dell'Italia, ma proprio è il nostro spirito del nostro paese. Guardate, un volontariato come esiste nel nostro paese, non esiste in nessun'altra parte del mondo. Questo è un hub vaccinale da 24 linee. È uno dei migliori che ho visto durante queste visite che sto facendo insieme all'ingegner Curcio, e questo è un segno di bella Italia. Passiamo all'aspetto nazionale, i vaccini. Allora, questo il mese di maggio è un mese di transizione, io mi aspetto 17 milioni di vaccini, stanno arrivando, arriveranno con cadenza settimanale, così come li avete visti giungere in questa prima settimana, e ci saranno modo di tenerci sull'obiettivo. L'Abruzzo è sull'obiettivo, l'Abruzzo nei giorni scorsi è arrivata quasi a 13.000, li ha superati, il suo target è vicino ai 12.000, è capace di arrivare a 15.000 ma anche a 20.000 somministrazioni, perché noi ci dobbiamo preparare per giugno, quando avremo dei vaccini che arriveranno, affluiranno in maniera molto più abbondante dei 17 milioni. Quindi questo mi sento di rassicurare il sindaco e il presidente della regione. I dati dell'Abruzzo sono confortanti per ciò che riguarda i numeri assoluti, un ottimo dato per i fragili, e questo fa onore alla regione Abruzzo. Poi, come ha detto l'assessore, è chiaro che c'è l'orografia, la compartimentazione del terreno, questa è la terra del Gran Sasso, quindi dobbiamo fare qualcosa in più per mettere in sicurezza i nostri anziani. Diciamo, l'Abruzzo in questo momento è leggermente sotto media, ma ce la possiamo fare, abbiamo già discusso assieme anche con i prefetti e chiaramente invieremo dalla prossima settimana altri 3 team della difesa, team mobili, che si integreranno con quelli già presenti e con quelli della regione, per essere dedicati nei villaggi rurali, nei villaggi montani, a vaccinare persone anziane e fragili.